EICMA 2016 nello studio televisivo di Moto.it con Maurizio Gissi al solito di fianco a me, ciao Maurizio, per parlare di design. E quando si parla di disegno, di bellezza, si parla di Italia, e vedrete qui non sono tutti italiani i nostri ospiti, ma si lavora per l'Italia, per il design italiano. Cominciamo dalla mia destra, il più giovane, nuovo per tutti voi da conoscere, si chiama Clément di cognome, Julien di nome, e lavora per il centro stile Ducati. Ciao Julien. Di fianco a lui, sì, scusa, questi sono solo i saluti, di fianco a lui Marco Lambri, che invece già conoscete. Ciao Marco, responsabile del centro stile Gruppo Piaggio. Ciao a tutti. Di fianco a lui Maurizio Carbonara, è un veneziano ma lavora per Honda R&D Italia, Europe e Italia, naturalmente è un designer anche lui. E infine Fabrizio Giugiaro, basta il nome, ciao Fabrizio, un motociclista e un amico di Moto.it. Sempre. Allora cominciamo col dire che qui in EICMA le novità sono tante, ma il design è trasversale. Poco fa parlavamo di crossover e dicevamo che sono tutte molto molto belle, ma in realtà ognuno di voi avrà un'idea personale del design. Terrei per ultimo Fabrizio Giugiaro, che non ha un ruolo in questo momento operativo nel settore moto, ma che abbiamo preso un po' come consulente, come sguardo appassionato ma esterno. Julien, quali sono le tue esperienze, quali sono le moto che i motociclisti conoscono e che portano la tua firma? Allora, io ho cominciato a lavorare in Ducati sul progetto Scrambler, quindi è il mio primo progetto, primo lavoro da designer, diciamo. È stata veramente una bella esperienza perché ho avuto tanto da imparare su un progetto sfidante, diciamo. E poi adesso anche sulla Supersport che abbiamo appena presentato. Mi dicono che tu eri stagista in Ducati e i tuoi bozzetti sono piaciuti molto sullo Scrambler. Sì, esatto, è andato così. Cioè, ho proposto qualcosa che mi piaceva far vedere lì mentre facevo lo stage, e l'idea della reinterpretazione moderna dello Scrambler è quello che ha colpito, penso. Un bel tema affascinante. Sì. Senti, che tipo di scuola hai fatto per arrivare dove sei arrivato? Allora, io ho fatto una scuola di design in Francia che si chiama l'ISD, e quindi ho fatto Transportation Design. Erano 5 anni a studiare design automotive, direi, ma tutti i veicoli in generale. Marco Lambri è un esperto e la sua è la responsabilità più vasta di un gruppo intero. Qui a EICMA quali sono le cose nuove che avete portato? Naturalmente c'è Vespa, c'è Guzzi, c'è tante cose. Beh certo, al centro stile lavoriamo trasversalmente su tutti i brand, ben 8 nel gruppo Piaggio, quindi partiamo dalla Vespa e arriviamo fino ai 4 cilindri delle supersportive. Ad EICMA sicuramente la Vespa elettrica rappresenta una grande novità. Vespa è un patrimonio della mobilità italiana, è un'icona del buon stile italiano, e quest'anno si presenta con la tecnologia, lo stato dell'arte del motore elettrico, quindi coerente con tutti i valori di Vespa. Ed è stato un lavoro molto bello, non solo dal punto di vista del design ma anche di come comunicare questa nuova anima di Vespa. Poi c'è tutta la gamma V7, sono 50 anni di V7, quindi la festeggiamo con una edizione celebrativa. E poi abbiamo rinnovato anche le Aprilia, abbiamo le 900, quindi le nuove Euro 4, da 750 il motore diventa 900, e abbiamo rinnovato la Shiver completamente, una Naked che ormai è sulle strade da un po' di tempo. E Maurizio Carbonara, Honda si affida alla mano italiana, tu hai firmato cose importanti già. Dal 2005 lavoro in Honda, e Honda è un marchio abbastanza importante che spazia dalle scuole repliche di superbike. Ho avuto la possibilità di lavorare inizialmente sugli scooter, e l'SH è stato il primo, e per poi lavorare su alcuni concept che abbiamo mostrato negli anni passati, VFR, moto di produzione come Cross Tourer, Africa Twin. L'anno scorso abbiamo presentato un altro concept di Africa Twin Adventure Sport, XADV, e quest'anno anche l'Enduro Sport, un altro concept basato su Africa Twin. Fertile. Fabrizio, tu hai disegnato tante cose, tuo padre aveva disegnato la RE5 di Suzuki, no? La Wankel.
È una Suzuki a motore rotante un po' particolare, quindi visto che la meccanica era diversa dal solito, allora chiesero un designer indipendente di fare un'interpretazione un po' diversa, obiettivamente era un po' diversa. Tu di moto direttamente non ne hai mai disegnate, però hai disegnato delle auto che erano metà moto. No, ho partecipato anche a alcuni sviluppi per alcuni clienti nel settore della moto. Qualche anno fa avevamo presentato con Suzuki un esperimento, un'evoluzione della Burgman in versione già allora crossover, cioè prendere uno scooter, tenerlo un po' più alto e dargli un tocco un po' più, diciamo, da uso generico. Alla fine con lo scooter salti e scendi dai gradini sui marciapiedi, io che lo usavo ho fatto questo ragionamento, quindi un po' di esperienza l'ho avuta, però sì. Tanti anni fa uno dei miei primi progetti fu di mescolare la posizione di una moto sulla piattaforma di un'automobile, quindi venne un oggetto divertente per i giovani. Ma io inizierei da Ducati. Allora, Julien, che è giovanissimo, diciamo ha 28 anni, e quindi ha disegnato la Scrambler, che in realtà riferendosi a un modello del passato, e quindi a lui vorrei chiedere... secondo te perché è piaciuta la tua interpretazione, considerato che tu non hai le radici in quei temi, non hai vissuto quel periodo, però hai saputo reinterpretarlo? A cosa ti sei affidato? No, è vero che non ho l'esperienza del passato, direi, però sono anche cresciuto in una famiglia in cui, diciamo, i miei genitori sono motociclisti e quindi sono sempre stato appassionato delle moto anche dell'epoca in cui sono cresciuti loro. E io le ho seguiti su tanti eventi di moto classiche anche, quindi ho sempre trovato qualcosa di molto bello in queste moto, che magari era l'essenzialità, direi, e quindi questo è una cosa che ho tenuto d'occhio nel lavorare sul progetto dello Scrambler, nel reinterpretare solo le cose che mi sembravano quelle essenziali. Di tenere solamente una piccola parte, che non è una piccola, insomma, una parte emozionale molto presente, ma poi non fare l'heritage, pure semplice, è così? Sì, esatto, cioè, abbiamo veramente lavorato tanto anche sul serbatoio per alla fine arrivare magari a una soluzione che oggi può sembrare quella più evidente, però abbiamo fatto tanti bozzetti prima di arrivare a questa decisione che quello era quello giusto. Sicuramente, mi rivolgo anche a Fabrizio per aiutarmi, dietro per esempio al successo di Scrambler c'è la freschezza e il gusto forse proprio di un giovane, nel senso che uno che sì, capisce perché piacevano le moto dei suoi genitori, ma è più vicino al gusto corrente. A te piace lo Scrambler? Sì, perché va al di là secondo me del design puro, è un qualcosa di molto motociclistico che secondo me in certe moto abbiamo forse un po' perso, cioè la ricerca del design a tutti i costi, no, ti crea anche un po' di superfluo. Questa è una moto pura, vedi tutto, quello che è il motore, che è la cosa essenziale, e quindi sostengo che è forse uno dei modelli più riusciti di Ducati degli ultimi anni. Allora, visto che siamo da quella parte, continuerei con Honda prima di passare al gruppo Piaggio. Allora, devo dire che dei concept che dell'anno scorso, quindi l'X Adventure, che poi abbiamo visto diventare realtà in maniera rapidissima, Adventure Africa Twin e quello di quest'anno che hai firmato ancora tu, l'aspetto forse più interessante è che non si tratta di esercizi di stile, ma di prodotti vicinissimi alla produzione, quindi con una forte attenzione a quello che potrà essere realizzato. E fino a qualche anno fa eravamo abituati a vedere invece delle pure esercitazioni, molto spesso si vedevano modelli non producibili. Magari nei saloni di Tokyo di più che in Europa, ma si vedevano. Questo sta succedendo per quale motivo? Perché quando il momento in cui un'azienda decide di presentare un concept vuole già avere il polso della situazione e lavorare sul prodotto finito? È sicuramente così, perché dietro questi concept spesso poi ci sono anche degli investimenti importanti e quindi tutto deve avere una giustificazione economica. C'è anche la voglia di, come dire, rinverdire quelli che sono i fasti del passato, nel senso che Honda è diventata quello che è grazie a tutta una serie di prodotti di successo. Negli ultimi anni magari si era perso un po' quell'appeal, c'erano degli ottimi prodotti con un fantastico rapporto qualità-prezzo, l'obiettivo era appunto quello di riuscire concretamente a realizzare qualcosa di vicino, assolutamente fattibile, ma che mantenesse tutto quell'appeal che i prototipi magari suscitavano prima.
Indubbiamente, e anche qui chiedo l'aiuto di Fabrizio Giugiaro, i giapponesi non erano un riferimento preciso per il design e hanno avuto bisogno di rivolgersi a gente nostrana. Tu come giudichi non tanto il lavoro suo quanto l'evoluzione dello styling delle moto giapponesi degli ultimi anni? Beh, dobbiamo ricordare che ci fu, secondo me, una moto che è una pietra miliare sul cambiamento del design vero e proprio, che fu la Suzuki Katana, è indubbio. Quindi i giapponesi, che rispetto a noi europei hanno sempre avuto più coraggio, con questa moto hanno dato il là a un cambiamento, secondo me, vero di design. Che poi si rivolgano a noi designer italiani e non solo, questo è perché sono grandi case, come si diceva, sono grossi investimenti, il numero poi di produzione elevato, tante persone impiegate, il design tutto sommato costa poco e quindi perché no far provare a più designer e avere molte proposte per arrivare poi al pezzo di successo, quindi fa buon sperare per tutti noi di avere ancora un futuro vista la concorrenza ancora più prospero per noi design. Sì, io chiederei invece a Marco Lambri, che quindi rappresenta dei gruppi importanti, come si sta, e lo sta facendo molto bene Piaggio in questo senso, come si sta reinterpretando il passato in chiave moderna, e mi riferisco in particolare a Guzzi e quindi a non una semplice appunto ispirazione heritage, perché comunque anche la stessa MGX21 è un passo avanti, è una bagger americana ma con uno stile totalmente diverso. Idem il discorso di Vespa, l'elettrica lo è così, la 946 è stata così. Io ho visto qua al Salone un modello di una casa concorrente importante, smaccatamente ispirato a Vespa. Quindi, voglio dire, c'è il riferimento stile italiano che funziona, ma c'è questa forte capacità di rinnovamento. Quindi qual è la difficoltà, che in apparenza sembra semplice, ma non lo è? Ma il valore del design, secondo me, si vede nel tempo. In Piaggio abbiamo una cultura del design e dei valori fondati nel passato enormi ed è una grande responsabilità per noi designer preservarli e saper guardare al futuro. Naturalmente avere un piede nel passato e la testa nel futuro non è una cosa facile e bisogna sempre calibrare questo equilibrio, perché penso che il primo dovere di noi designer sia guardare avanti, osare, però con rispetto a quello che c'è stato nel passato. Per Vespa l'abbiamo fatto con un concept come è stata la 946, che poi è diventata di serie, ha dato origine a tutto un nuovo corso dello stile Vespa, ma anche i valori di Guzzi sono dei valori eterni che non dobbiamo dimenticare. Fondamentalmente Guzzi è un motore che è unico al mondo, quello lì a V trasversale, un serbato e una sella. Grazie alla sensibilità di noi designer, sicuramente poi anche col marketing eccetera, dobbiamo essere capaci di adeguarci a nuovi fenomeni come può essere quello del bagger tipicamente americano, ma che non vedo perché debba avere dei confini, non vedo perché non possa piacere anche a quello che ama il cruiser italiano ma che lo vive, vuole vivere in maniera diversa. L'importante è mantenere quei valori di cui parlavo all'inizio, no? Quindi non dimenticare le proprie radici ma avere coraggio di guardare al futuro. Non devono essere un vincolo, devono essere un'opportunità, quindi guardare avanti. Pensando al futuro, allo sviluppo, partirei da Fabrizio Giugiaro per arrivare poi ai più giovani come Julien, e cioè quali sono secondo te le tendenze tu che lo guardi dal fuori, quali sono le tendenze stilistiche della moto e ti convincono o secondo te bisogna cambiare qualcosa? Ma facendo per esempio un rapporto con l'auto, mi viene abbastanza automatico, sono un po' stupito, ma secondo me ci stanno arrivando come per l'auto, che solo poche case, e l'esempio Ducati, soprattutto BMW e se vogliamo anche un po' Triumph, hanno un sapore su ogni modello di uno stile della casa, cioè l'esasperazione, se vogliamo l'esaltazione del quello che si chiama brand identity, detto in inglese. Quindi sulle moto, soprattutto le giapponesi, un po' come fa Toyota nell'auto, invece c'è un po' più di diversità, non dico confusione, se qualcuno dice confusione non è vero, c'è molta più diversità. Questo crea a un certo punto nel cliente un po' una maggiore scelta di sicuro, ma un po' meno l'identificazione di quello che sta comprando, mentre oggi se compro una BMW che poi sia un GS o quello che è,
Allora, lo stile in generale sta facendo dei passi rispetto all'auto e tanti altri aspetti del design industriale molto più avanti. Ricordiamoci che la moto è molto piccola, ha delle esigenze tecniche ergonomiche molto forti rispetto ad altri oggetti. E poi c'è una cosa che secondo me è fortunatamente sempre ben gestita, che è il motore. In certe marche il motore è proprio il punto numero uno del design. Poi tutto quello che gli si crea attorno, obiettivamente dal mio punto di vista, alle volte, come ho già detto prima, è un po' troppo. Forse la moto come Rust Climber può ogni tanto tornare a essere più se stessa e meno oggetto di marketing. Vedendo l'ultimo GS delle BMW mi viene in mente, ma se togliessimo 50 kg di plastiche la moto piacerebbe lo stesso, però deve anche seguire secondo me quello che è il mercato e quindi il design. Purtroppo spesso siamo un po' utilizzati e forzati a fare quel qualcosa in più per vendere, ovviamente, perché è sempre un oggetto da mettere sul mercato. Julian, tu sei stato libero perché il tuo era un disegno quasi scelto per caso, è piaciuto sul tavolo giusto, al momento giusto. E secondo te in quale direzione si va in questo momento, in genere, non in casa Ducati soltanto? Dove va lo stile? Verso una semplificazione formale? Verso una caratterizzazione di marca, come chiede Fabrizio Giugiaro? Verso qualche altra direzione? No, sì, credo che c'è comunque questa necessità di come proporre dei prodotti che siano un po' più autentici. Tipo, come un esempio, stiamo tutti dicendo sempre meno plastica, quindi contiamo anche, noi siamo tornati al serbatoio in lamiera perché è una cosa di cui alla fine abbiamo capito che i motociclisti apprezzano di più, e però penso che comunque bisogna sempre guardare avanti anche. Cioè, quindi noi adesso abbiamo creato il marchio Scrambler, che richiama il passato in un'interpretazione moderna, però con il marchio Ducati cerchiamo sempre comunque di essere innovativi, pur tenendo comunque un aspetto estetico come più autentico, come diciamo. Non è... Marco Labri, certo, il discorso è piuttosto complesso perché sono tanti brand, sono completamente diversi i settori in cui poi bisogna catturare l'attenzione del pubblico, quindi una direzione unica è molto difficile da trovare. Assolutamente, ogni brand ha il suo linguaggio, si parlava di brand identity o parlavo di valori del marchio, dobbiamo essere capaci attraverso il design ad esprimere quelli che sono i valori. Io penso che le scuole dello stile oggi siano varie, come si dicevano, c'è l'interpretazione giapponese o meno, lasciatemi essere un po' campanilista, di oggetti che sono nati 70 anni fa e non sono mai morti, ne esistono pochi al mondo e sono nati uno, ad esempio la Vespa in Italia, e si ritorna a quei valori di semplicità, sono quei valori eterni anche dello stile che non muoiono mai. Oggi il sovradesign, disegnare tutti questi pezzettini, non so quanto alla lunga possa durare, quindi io difendo il bello stile italiano semplice, fatto di belle proporzioni. Siamo partiti da lì, del resto Maurizio Carbonara appunto disegna le Honda, però sta portando l'italianità dentro la Honda. Tu ti trovi a dover fare una battaglia contro i giapponesi che vogliono mettere tanti pezzettini o non è proprio così? No, in realtà non è proprio una vera e propria battaglia, noi ci siamo in qualche modo, conosciamo molto meglio di loro il mercato europeo. Abbiamo un contatto diretto con i clienti, con i concessionari e questo qui aiuta moltissimo e la nostra cultura è ancora di più utile in questo tipo di approccio. Quello che cerchiamo di fare è appunto convincerli di questo tipo di direzione e anche noi siamo alla ricerca di una semplicità, ovvero il problema è che quando si lavora su prodotti molto diversi, quindi tipi di clienti molto diversi che cercano, come dire, qualcosa di specifico per le loro necessità, bisogna un attimino prendere le distanze e analizzare con un certo distacco tutto. Quello che va oltre, quello che per il designer è importante è proprio il design e non lo stile. Cioè, quello che a noi viene richiesto molto è pensare alla soluzione migliore, che deve essere quella che sicuramente suscita emozione, ma allo stesso tempo ha una sua funzionalità, una sua ragione di essere dal punto di vista ingegneristico e quindi avere anche un approccio alla fattibilità, a rispetto dei costi,
affinché poi il cliente possa avere il miglior rapporto qualità-prezzo. Certo, questo è un discorso molto importante. E Fabrizio, io una volta parlando con tuo padre gli chiesi perché gli stilisti dell'auto non fanno le moto. Lui mi ha detto perché sono due mestieri completamente diversi. Però tu forse non la pensi esattamente così. Sono opportunità. Io credo di non avere problemi a affrontare un progetto anche di una moto, però stilisticamente siamo visti più per il campo automobilistico, che è complesso, ma è obiettivamente diverso. Cito una cosa fondamentale: il telaio di una moto fa parte dello stile, del design. Il telaio di una macchina, ci ho provato io un paio di volte, lo copriamo, anche perché se lo guardiamo ci mettiamo le mani nei capelli. Però sì, è una questione di opportunità. Noi siamo sul mercato da sempre e abbiamo fatto dei progetti anche col gruppo Piaggio tantissimi anni fa, si fanno degli esercizi, quindi posso dire di esperienza l'hanno accumulata, però perché no, tentare ogni tanto un'idea diversa dall'altra parte del mondo può essere vincente. Quindi qualunque designer preparato, serio, professionalmente corretto può dare una buona idea a una casa. Sì, io mi rilascio alle tue parole, quindi a questa importanza che c'è nella moto nel dare disegno ai particolari tecnici, quindi alla struttura. Fortunatamente le moto ridondanti non sono molte, stiamo togliendo tanto e questo è importante. Però a questo punto chiederei invece a Maurizio, ritornando a Honda, e quindi al fatto che il design è in grado di intervenire sulle viti, sul mettere insieme varie componenti, come può aiutare a semplificare anche i costi, quindi anche a dare una moto bella da vedere ma che possa anche costare meno dal punto di vista industriale? Sì, cioè negli ultimi anni, come dire, anche la tecnologia ci ha aiutato molto. Noi abbiamo, come dire, una distanza importante con il Giappone, una lingua completamente diversa e una cultura diversa. Il nuovo metodo di lavoro, come dire, ci permette, tramite la modellazione 3D, di avere un feedback immediato di quelle che sono le necessità dal punto di vista strutturale, dal punto di vista proprio ingegneristico, e di poter rispondere in maniera immediata a quelle che sono le necessità e a quel punto di proporre delle soluzioni che possono venire incontro a una riduzione costi o addirittura un miglioramento di quella che è la soluzione di partenza. Grazie. Marco, in questa indispensabile e mi pare anche gradita voglia di semplificare, che non vuol dire impoverire, vuol dire semplicemente rendere più semplici delle forme, non si scontra invece con l'esigenza di mantenere un family feeling con il passato, un evolvere certi linguaggi, no? E quindi c'è a volte la tendenza di esagerare con le componenti, quando invece, ecco, ma come si affronta questa difficoltà? Sicuramente è più facile aggiungere che togliere. Devo dire che una sfida quotidiana da parte nostra è proprio quello di lasciare solo quello che serve, e a questo serve una sensibilità particolare, perché dobbiamo poi metterci nella testa dei clienti e capire davvero quello che serve a loro, perché il superfluo, oltre a non servire, costa, oltre a costare si rompe, quindi bisogna togliere il togliere. La sensibilità del designer nostra è proprio quella di capire che cosa serve per quel brand, in quella posizione del veicolo, e che cosa deve esprimere sul veicolo stesso. È difficile, è assolutamente difficile, penso che qua tutti si viva di lotte e discussioni su quando togliere e quando aggiungere, perché comunque questo contrasto fra creativi e invece ingegneri oppure costificatori è continuo, però anche il bello del nostro mestiere, insomma, ci vuole fantasia per fare tutto. E invece Julien chiederei questa cosa: tu sei in Ducati, ti è stato affidato il progetto Supersport, avevi in casa una presenza ingombrantissima che è la Panigale, che è una moto da design indiscutibilmente splendido. Noi ci scherzavamo anche quest'anno, ogni volta che usciva una moto nuova ci diceva: ah, ma ricorda la Panigale, ah, ma questa è la Panigale, no? Quindi c'è un po' questa tendenza di vedere certi dettagli anche su altri modelli. Quanto è stato difficile per te disegnare una moto che avesse il tuo stile, partendo comunque da un'icona come la Panigale, quindi dovendo fare qualcosa che la ricordasse ma che fosse personale? No, è vero, è molto sfidante, molto difficile, però allo stesso tempo il prodotto non è lo stesso,
cioè, essendo un prodotto meno sportivo rispetto alla Panigale, meno estremo, cioè, è un prodotto nuovo a sé e quindi abbiamo cercato soltanto di richiamare l'identità della Panigale, ma non cercavamo di farlo, cioè, sapevo anche che era quasi impossibile renderlo affascinante quanto la Panigale, per quanto la Panigale è molto più estrema su certe soluzioni, quindi il prodotto non può essere confrontato uno all'altro, è veramente per qualcuno che vuole quella identità lì, ma con un accesso più facile, cioè perché è più confortevole, perché costa anche di meno, quindi questi aspetti. Utilizzo più easy, eccetera. Esatto. Per chiudere, partendo ancora da Fabrizio Giugiaro, non so se siete riusciti a fare un giro completo di EICMA, perché sono i primissimi giorni e avete tanto da fare, immagino. Però qualcosina in giro, magari sulle fotografie sul sito, le avete viste. Vi chiederei, al di fuori delle vostre realizzazioni, se c'è qualche prodotto nuovo che vi è piaciuto particolarmente. Fabrizio. Ma devo dire che sarà anche per una questione un po' affettiva, ma la multistrada, non essendo una delle ultime, continua, secondo me, dal punto di vista del design, ad attrarmi. Cioè ha una sua forza, un carattere molto deciso, e anche qui sullo stand è freschissima, non è molto che è stata messa sul mercato. Per me è quella che, dovessi dire, il best of show, è quella che si staglia molto. Ha una grossa personalità, un marchio importante che è sempre difficile andare a toccare, e l'evoluzione di una multistrada precedente di grande successo. E ho notato che forse esprime anche molta italianità, è un design molto puro, non così carico come altri esempi che ho visto in giro. Maurizio. Senza dubbio Husqvarna, mi piace moltissimo il linguaggio, la semplicità che hanno trovato con quest'ultima generazione di veicoli, prototipi, adesso stanno lavorando anche per la produzione. È veramente interessante quello che riescono a fare, quello che stanno facendo, e alcuni dettagli tecnici di KTM che mi hanno stuzzicato non poco. Comunque sostanzialmente quello, non ho visto tutto, sono arrivato, sono stato un po' impegnato, però quello che ho visto mi è piaciuto. Grazie. Marco? Sì, anch'io devo dire che mi sono mosso dallo stand in questo momento per la prima volta, però ho avuto la fortuna di andare anche a Colonia. E per non parlare dei nostri veicoli, parlare della concorrenza, la BMW, la 90 nella versione racer, secondo me è una bella moto, esprime con semplicità i valori di quel marchio e di un certo tipo di motociclismo un po' senza tempo, quindi quella è sicuramente la moto che mi è piaciuta. BMW. Per te Julien? Allora, per me, se guardo la concorrenza, mi è piaciuto abbastanza il concetto della KTM, anche molto estremo, e mi piacciono le proporzioni abbastanza nuove, direi. E se no, c'è un prodotto che già ho visto anche l'anno scorso, che è lo scooter elettrico Gogoro, che lo trovo fantastico su tanti aspetti. Il Gogoro, che è molto interessante su tanti punti tecnici, cioè come l'hanno sviluppato, molto come di product design, no? Molto interessante, un bel prodotto. Grazie anche a te Giuliana. Allora siamo arrivati alla fine, siamo tutti pieni di impegni, vi vedo scalpitanti, io vi ringrazio moltissimo, perché comunque parlare di forma, di style, di disegno è sempre interessante per i nostri lettori, e perché il design qui a EICMA fa la parte del leone, la gente vede la moto bella, la moto brutta, deve orientarsi e capire perché magari arriva a queste conclusioni. Dunque grazie a Fabrizio Giugiaro, grazie a Maurizio Carbonara, Marco Lambri, Julien Clément, grazie a Maurizio Gissi che ha collaborato con me, e grazie a tutti voi che ci avete seguito fino a qui. Alla prossima da EICMA 2016.